La presenza della fotografia sulle pagine dell'Europeo negli anni 70 che ho analizzato è decisamente importante. Non ci sono solo articoli illustrati da fotografie, ma ci sono inchieste vere e proprie, servizi molto ampi nei quali la fotografia occupa più pagine, spesso la doppia pagina intesa in senso spettacolare. Il paesaggio compare secondo alcune tipologie molto ben individuabili. Una è quella dei paesaggi affascinanti, lontani, esotici, che non conosciamo e che forse il lettore non arriverà mai a vedere dal vivo. Il paesaggio dei tempi antichi, cioè dell'archeologia, del mistero, così, questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello delle vacanze, del sogno del paesaggio, del turismo. L'Europeo continua a proporre luoghi di tutto il mondo da visitare. E l'altro aspetto invece costantemente presente è il paesaggio come sfondo della guerra, dei fatti sociali rilevanti, dei fatti politici. Sicuramente viene adottato un sistema di comunicazione che guarda alla comunicazione televisiva, come è stato anche rilevato, e quindi punta molto sulla bellezza dell'immagine, sullo spettacolo che l'immagine fa, al punto che in certe inchieste importanti il tema viene affrontato in modo molto serio e anche approfondito attraverso l'articolo, quindi attraverso la parola, e l'immagine invece rimane su un piano, come dire, fantastico, di sogno, di spettacolo, creandosi quasi un dislivello, ma anche interessante, fra i due modi di comunicazione. L'Europeo è interessato ai temi, diciamo, dell'ambiente stabilmente nell'arco di tutti gli anni 70, però in particolare nella seconda metà degli anni 70 questo interesse diventa più forte e più esatto. Si moltiplicano gli articoli dedicati ai temi dell'inquinamento, della distruzione del paesaggio, della distruzione anche dei centri storici, delle coste italiane, e ci sono addirittura rubriche in cui i lettori segnalano, denunciano, no? Quindi c'è un'apertura, un'interazione con i lettori. In particolare, durante la direzione di Giovanni Valentini nasce la rubrica servizio, diciamo, non è una rubrica, è un servizio, il Malpaese. Si va di regione in regione ad analizzare i disastri della situazione italiana, con attenzione sia agli aspetti del paesaggio naturale, quindi le coste soprattutto italiane, in Campania, in Sicilia, in Sardegna, Liguria, l'Abruzzo, così, ma anche i centri storici. Per esempio mi viene in mente un'attenzione verso Orvieto che crolla e così altre città d'arte italiane. Quindi una cosa molto rilevante, molto importante, che segna proprio quegli anni che sono i 77 fino al 79. Proprio negli anni 70 di cui stiamo parlando nasce in Italia un altro tipo di fotografia che si è dimostrata molto importante proprio ai fini della comprensione della storia della fotografia italiana stessa. È la Scuola Italiana di Paesaggio, che comprende autori molto importanti come Gabriele Basilico, Luigi Ghirri, Guido Guidi, Mimmo Iodice, Mario Cresci, Roberto Salvitani, i maestri, e poi tutti quelli che sono seguiti, Olivo Barbieri, Vincenzo Castella, Giovanni Chiaramonte e tanti altri, Campigotto, fino, si può dire, ai giorni nostri, di generazione in generazione. È un interesse che va non al paesaggio speciale, al paesaggio, diciamo, affascinante, spettacolare, assolutamente no, quindi nessun interesse di tipo giornalistico. Si va invece verso il paesaggio quotidiano, la normalità del paesaggio in trasformazione. Sono gli anni in cui la civiltà dell'industria lascia il posto a quella fase che abbiamo chiamato poi post-industriale, con grandi cambiamenti nel paesaggio, crescita delle periferie, cambiamenti, diciamo, nel rapporto fra campagna e città. Questa fotografia non ha nulla a che vedere con la fotografia giornalistica, perché non risponde a esigenze di comunicazione, non risponde al bisogno di far sognare nessun lettore, ma è una fotografia di indagine artistica, è una riflessione anche di tipo intellettuale e rappresenta un'interrogazione sul rapporto fra l'uomo, il fotografo, e il mondo che sta cambiando.